La raccolta differenziata è divenuta ormai una prassi consolidata per i napoletani residenti nei 6 quartieri coinvolti dal porta a porta e soprattutto ha contribuito ad incrementare dal 2010 ad oggi la fiducia dei cittadini nei confronti di ASI e del comune di circa 20 punti percentuali. I cittadini tornano a credere che la raccolta differenziata si può fare bene e contribuiscono in modo straordinario. Il dato emerge da un'indagine realizzata dal Dipartimento di Sociologia della Federico II con il sostegno del WWF Ricerche e della Cooperativa Ermeco su un campione di 600 intervistati tra il 20 dicembre 2011 e il 23 gennaio scorso per misurare la soddisfazione dei circa 150.000 utenti coinvolti nel servizio. Di questi circa il 78% si è dichiarato complessivamente soddisfatto del porta a porta, con 8 punti in più rispetto all'indagine dell'anno precedente. Oltre il 90% non ha difficoltà a ricordare il calendario di ritiro dei rifiuti e trasportare i bidoncini ai punti di raccolta, mentre l'aspetto considerato più difficile, con un gradimento fermo al 47%, è quello di tenere la spazzatura in casa per più di un giorno. Il livello di soddisfazione è molto elevato, al di sopra del 75%, ma ciò non toglie che i cittadini rilevano le cose che non vanno. La nostra indagine ha evidenziato un problema legato alla pulizia dei contenitori ed in alcuni quartieri le difficoltà legate in alcuni casi alla puntualità del ritiro. Cittadini, associazioni, istituzioni e ASI in questo gioco di squadra sta facendo un ruolo importante. Questa è una soddisfazione non solo nostra, ma di tutta la città, anche del vostro aiuto, di quello che stiamo cercando di fare insieme, perché solo questa strada ci può portare a migliori risultati. Dopo la presentazione dei risultati in sala giunta, l'assessore all'ambiente del comune con ASIA e le associazioni presenti sul territorio hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per promuovere ed incrementare nel quartiere di Scampia il sistema di porta a porta attraverso iniziative di monitoraggio. Attualmente siamo a 250.000 abitanti, tra maggio e giugno partiranno altri 100.000. I dati perciò sono importanti perché ci dicono che questa è la strada da seguire per migliorare complessivamente la percentuale e la qualità della raccolta differenziata a Napoli.